In Europa ed in America ruota tutto intorno all'inflazione e alla politica monetaria delle banche centrali, ma cosa fare sui mercati a questo punto? Comprare o vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Allora, carta rossa, euro-dollaro short, Riccardo. E se davvero l'euro-dollaro partisse short, andrebbero short anche gli indici, perché lo sappiamo, quest'anno c'è una correlazione diretta positiva, no? Si muovono insieme indice ed euro-dollaro, perché si muovono al contrario indici e dollaro americano, sempre per le motivazioni legate alle politiche restrittive messe in campo dalle banche centrali, soprattutto la Fed. Comunque euro-dollaro short anche perché è arrivato in area 1,04, quasi 1,05 già dal 15 di novembre, è fermo lì da due settimane e anche nella giornata di ieri, quando ha provato a fare nuovi massimi, ha sfiorato l'1,05, poi è ripiombato indietro fino a chiudere addirittura la giornata in negativo. Quello di ieri secondo me è stato proprio un segnale short, aveva dall'apertura guadagnato più di una figura e poi se l'è rimangiato tutto e addirittura è finito anche più in basso di dove era partita la giornata. Quindi short euro dollaro, livelli operativi 1,0420, una figura di stop 1,0520, una figura di target 1,0320. Qui ho messo tre stelline, ma potevo metterne anche quattro perché insomma ho una confidenza maggiore rispetto al long short indici Eurostox e FTSE MIB, anche perché il target non è ambizioso, 1,0320 è poco meno del minimo che ha fatto nella giornata odierna. Può tranquillamente arrivare l'euro-dollaro a 1,0220 e lì si gioca la partita, lì davvero si vede se tutta questa congestione, questa lateralità che dura da due settimane, viene rotta al ribasso, oppure se continua a rimanere valida e continueremo a ondeggiare in queste due figure e mezzo di spazio, come capita appunto da metà mese ad oggi. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.